Oggi si ferma tutta l'Italia, si ferma il paese, tutta quella parte di paese che tutti i giorni lavora, si spacca la schiena, porta avanti l'economia di un territorio e dell'intera nazione, contro le politiche di un governo che non si è minimamente occupato dei problemi dei lavoratori, dei pensionati, degli studenti, delle donne. Un governo che in questi 3 anni ha pensato ad altro, ha pensato a divertirsi, ha pensato a fare profitti, ha pensato a fare speculazioni sulle grandi opere, ma non si è occupato minimamente dei diritti dei lavoratori, di aumentare salari. Anzi, ha pensato che per continuare a fare profitti si potesse dividere il paese, si potessero dividere i sindacati, si potessero dividere le generazioni. I giovani hanno capito che dietro le bandiere della CGIL c'è una speranza non di un futuro, perché quello che chiede la CGIL è che oggi, in questo momento, i giovani siano protagonisti del cambiamento di una società che non piace a loro e che non piace neanche a noi. Un corteo imponente come non se ne vedevano da anni per lo sciopero generale nazionale della CGIL alla Spezia. Lavoratori del privato e del pubblico, studenti e pensionati. Dietro al grande striscione d'apertura sono sfilati fra gli altri i lavoratori di ACAM, della difesa, della scuola, della sanità e della funzione pubblica. Nutrita la presenza di lavoratori Fincantieri, Otomelara, Schiffini, Comdata, Call & Call, Esselunga, ATC. Gli studenti hanno sfilato con un loro spezzone scandendo slogan contro la riforma Gelmini. Un corteo pacifico, creativo, con musica e colori. La manifestazione è terminata in una piazza del Bastione gremita, dove hanno parlato Luca Erba, studente del Liceo Classico e della Federazione degli Studenti, e Lorenzo Cimino, segretario generale della Camera del Lavoro della Spezia. Siamo in piazza semplicemente perché siamo contro le politiche del governo, mi sembra più che sufficiente. Non ci interessiamo solo dei nostri problemi, che sono tantissimi, ma abbiamo i problemi dei figli, dei nipoti, senza lavoro, senza nessuna assistenza, che sono state tutte tagliate dal governo. Tutti i servizi sociali sono stati tagliati del 66% dal governo. La Fiom ancora una volta dice no a questo governo, alle politiche industriali, perché questo governo ci sta massacrando giorno dopo giorno. La scuola si difende, giù le mani dalla scuola pubblica, giù le mani dalla scuola pubblica. Ci stanno tagliando il futuro e non abbiamo la prospettiva nemmeno per sognare. Vogliamo tornare ad avere una prospettiva che non sia quella del precariato e della sofferenza. E facciamo sciopero anche per i precari, perché le persone che non vedete questa mattina su questa strada sono le persone che sono sotto ricatto, anche per loro, e rappresentiamo anche loro. Noi giovani non abbiamo alcuna prospettiva, almeno al momento, quindi speriamo, diciamo, con questo atto di cambiare qualcosa, perché abbiamo voglia di fare il nostro lavoro, di farlo con coscienza. Ci chiedono sempre più specializzazioni, noi le facciamo, ci dedichiamo veramente con, ogni giorno, con dedizione, con coscienza e veramente con tanta, forse anche opera di volontariato. Al momento non è riconosciuto nessuno dei nostri titoli, nessuna delle nostre capacità, e siamo veramente stufi di questa situazione.